Il Nicole è un sangiovese in purezza, 100% sangiovese, dalle vigne più giovani che abbiamo, quindi per il 2011 erano vigne dagli 8 anni ai 10-11 anni. Nicole, diciamo, ha una vinificazione molto classica, molto semplice, in tini di cemento, quindi tino contenitore classico toscano, e un affinamento talvolta in botte grandi da 50 e 40 ettolitri. L'obiettivo del Nicole è quello di far riscoprire al pubblico, come tanti stanno facendo, un sangiovese più vecchio stile, quindi un sangiovese originario, un sangiovese scevro dalle altre varietà internazionali che, diciamo, da un po' di anni l'hanno assemblato, quindi scevro dai Cabernet, dai Syrah, dai Petit Verdot, e che comunque non abbia fatto legno piccolo, barrique, quindi nessun affinamento in legno. Di conseguenza, diciamo, è un vino che si presenta molto facile da abbinare, addirittura io a volte un po' più freddo d'estate si sposa benissimo con il pesce, una zuppa di pesce, una bistecca di tonno, quindi è un vino che secondo me è elegante, quindi molto caratteristico per un certo punto di vista, ma molto molto beverino, molto beverino. Il Cosimo è possiamo definirlo forse il fratello maggiore, nel senso che è l'evoluzione più corposa dei nostri sangiovesi, perché il Cosimo si fa dalla vigna più vecchia che abbiamo, e come tradizionalmente 40 anni fa intelligentemente i contadini non piantavano una sola varietà e addirittura adesso un solo clone di vigna, intelligentemente 40 anni fa si piantavano più varietà, il classico vitigno Chianti è, diciamo, un 70-80% di sangiovese, un 10% di uva bianca e un altro 10-20% di varietà più minori, quindi il Canaiolo, nel nostro caso il Canaiolo, la Malvasia Nera, il Sanforte, il Buonamico, che sono le ultime due molto sconosciute effettivamente, però si raccolgono insieme, quindi si vinificano insieme, non si vinificano separate, si vinificano insieme, si fa una vendemmia unica, si vinificano in piccole mastelle da 10 ettolitri, quindi una macerazione lunga, vasca aperta con pollature manuali, quindi un lavoro molto artigianale, e Cosimo si va in barrique proprio per dargli questo affinamento, barrique comunque usate che quindi non marchino, diciamo, il tannino o la vaniglia, che adesso è bandita, no? la vaniglia è bandita, e che quindi comunque, diciamo, facciano sì che il Cosimo sia un rosso, questo, diciamo, più tipicamente abbinabile a, appunto, a una carne, comunque a una carne in umido, comunque a un piatto che compensi la sua struttura. Grazie. Ecco, questo è quindi un esempio di due approcci al sangiovese. Allora il ora ce l'avete tutti e due davanti, quindi avete già deciso quale vi piace di più. Comunque, ecco, il Nicole è un vino che qui da Burde è piaciuto, non ce l'avete tutti due davanti. Ora vi faccio portare il che bevono, io appunto, che si beve abbastanza facile. Allora, quindi Nicole, sangiovese, nella versione appunto leggera, fresca, è un vino che da Burde è piaciuto subito. La clientela di Burde sono due persone che arrivano alle 1, alle 2 devono rientrare, ma mangiando bistecca, fregatella rosso, non posso non bere vino rosso, ma voglio anche vini che non appesantiscano, che siano comunque leggeri, che uno possa ripartire abbastanza velocemente. Quindi il profumo cambia un po' nel bicchiere, ovviamente non è fisso e mobile, ma sicuramente parte su note che, diciamo, richiamano i lamponi, la ciliegia, che fanno riconoscere subito l'origine sangiovese. Più ci sono le note di tabacco, di liquirizia, altre, diciamo, sensazioni classiche del
del Sangiovese, in più scusate un attimo solo, finiamo. E il, quindi la ricchezza dei profumi, ma senza esagerare, c'è un vino accattivante che prende subito, come riconosce come Sangiovese, ma che a me piace particolarmente in bocca. In bocca c'è questa nota agrumata, proprio d'arancia sanguinella, questa nota piacevole di confettura di fragole, che non è un vino banale, nel senso che in bocca un pochino macchia, un pochino si sente, ma non è nemmeno muscoloso e importante. Poi c'è questa freschezza che appunto i vini biodinamici hanno spesso sui bianchi meno freschezza e acidità rispetto agli altri, mentre sui rossi paradossalmente hanno più freschezza, hanno acidità a livello, se andate ad analizzare, proprio l'acido tartarico, proprio quello che nell'uva che è diciamo conservato, presente in maggior concentrazione, e ci dà proprio questa freschezza superiore che ce li fa bere volentieri. È abbastanza comune vedere una bottiglia di Nicola che in due persone non basta, perché appunto bene, serve un altro bicchiere proprio perché si sposa così bene sulla tavola.